Buon pomeriggio ragazzi, di nuovo buona domenica a tutti. Mamma mia che gran premio, una pazzia totale. Pensate, non so se non era mai accaduto, ma ben 9 performer ritirati, 9 autovetture ritirate, quindi le rimanenti si sono date battaglia. Ma la cosa che fa più notizia è sia il secondo posto di Carletto Leclerc, e la prima volta nella sua carriera il podio di Lando Norris, terzo che in virtù della penalità di Lewis Hamilton, che era terzo, ma appunto per la penalità è passato quarto. È il vincitore del primo dei due Gran Premi al Red Bull Ring di Austria, è Valtteri Bottas, nella prima gara della Formula 1 annata 2020, che sapete doveva iniziare a marzo, ma in virtù del coronavirus è stato posticipato di un bel po' di mesi. Comunque, Vettel arriva decimo, gara abbastanza complicata per lui, come purtroppo siamo abituati da tutti questi anni a vederlo, ma per Vettel sarà l'ultima stagione a Maranello. Verstappen ritiro ad hoc per problemi tecnici, quindi solo 11 vetture al traguardo. E leggo qui dalla fonte: prima del via, molti piloti in ginocchio in segno di protesta contro il razzismo. Quindi chiudiamo il tutto ricordando: Hamilton incredibilmente non ha podio per penalità di 5 secondi, e in virtù di questo Lando Norris, per la prima volta nella sua carriera, è arrivato sul podio terzo. Charles Leclerc, detto da me Carletto, è arrivato secondo, dopo che era, se non mi sbaglio, anche sesto o settimo. Bottas primo, mi sa ottava vittoria in carriera per il finlandese. Vettel, allora abbiamo detto, decimo, Verstappen che si ritira. Altro ritiro, dimenticavo, è Ricciardo e anche Raikkonen. Giovinazzi invece, se la memoria non mi fa scherzi, è arrivato nono, quindi il nostro caro Tonino Giovinazzi già alla prima di campionato guadagna i primi punticini. Bene così. Abbiamo detto ritiri anche top, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo. Gara insomma molto interessante, mozzafiatante, se vogliamo, rocambolesca, o come l'ho definita io, gara da pazzi. Comunque, questo è il mio pensiero sul Gran Premio, il primo dei due Gran Premi di Austria della stagione 2020 della Formula 1 che si è aperta quest'oggi, quindi prossimo appuntamento appunto domenica prossima sempre in Austria, dove sicuramente Hamilton vorrà cercare di rifarsi quanto prima. Speriamo che Vettel può fare meglio di oggi, ce lo speriamo tutti. E per Leclerc che confermi la prestazione di oggi, anche perché voglio dire, un secondo posto non è assolutamente da buttare, ma anzi, neanche il terzo di Lando Norris. Ebbene anche Carlos Sainz, che ricordiamo sarà nell'annata 2020-2021 il compagno di team insieme a Charles Leclerc. Questa era la mia recensione, ci vediamo per un prossimo video. Ciao a tutti, forza, viva la Formula 1, finalmente è tornata, e forza Ferrari. Ciao!